di capire che viene ucciso l'11 novembre 2007 alle ore 9:18 per l'esattezza per un colpo sparato in modo spietato da un agente della Polizia di Stato che non sapeva minimamente chi fossero gli occupanti della macchina a circa 70 metri di distanza, quindi non sapeva che Gabriele era in viaggio per andare a seguire la sua squadra del cuore di trasferta. Questo perché Gabriele e le sue amici non avevano sciarpe, non avevano bandiere, non avevano elementi riconducibili al mondo delle tifoserie. Tutto questo poi andò a generare di fatto una sorta di incomprensione e soprattutto cortocircuito mediatico e anche a livello di opinione pubblica, perché si cominciò a parlare di violenza nel mondo del calcio, si cominciò a parlare di decreti d'urgenza per quanto riguarda per l'appunto la violenza delle tifoserie, ma l'episodio specifico che aveva portato all'omicidio di Gabriele di fatto veniva spiegato. Ecco quindi perché l'importanza di questo libro, un libro che ripercorre tutta questa drammatica giornata e soprattutto si colloca a distanza di un anno e mezzo in un momento ben preciso, ovvero sia in un momento in cui da un anno e mezzo la famiglia Santi attende ancora giustizia, in un momento in cui chi si è macchiato di questo omicidio per diversi mesi, per circa un anno forse più, non aveva subito nessun provvedimento disciplinare. E quindi ecco perché l'esigenza di una verità, scritta all'interno di queste pagine, che non hanno lo scopo di creare uno scontro tra passioni contrapposte, ma soltanto quella di ricondurre realmente a ciò di fatto. A proposito di identificazioni degli organi di Stato, quindi necessariamente dei colleghi, di con questo lavoro si deve misurare quotidianamente. Tutti abbiamo avuto la sfortuna di vedere i plastici di Bruno Vespa, che sono una delle cose più atterranti che il giornalismo possa proporre in Italia. Sul caso di Gabriele è avvenuto qualcosa di simile, perché a un certo punto nella ricostruzione digitale dei fatti, una ricostruzione a computer anche molto accurata, si è incentrata tutta l'attenzione sulla rete che separava l'autogrill dalla carreggiata dell'autostrada, come se il fatto fondamentale dell'omicidio, dell'assassino diventasse la deviazione o meno del cliente. Però la verità sostanziale, la verità processuale è perché Spacca Rodella aveva estratto la pistola, perché Spacca Rodella, come testimoniano, hanno testimoniato più soggetti chiamati nel procedimento a essere braccia tese che puntava a 70 metri da una carreggiata all'altra. Quindi questo è un elemento del quale discutevamo prima con Cristiano e sul quale vedo che voglia aggiungere qualcosa. Quella lì è un atto di salvataggio che si è voluta lasciare
Sì, perché dall'11 novembre 2007 in poi